È iscritto a parlare il senatore Candiani. Grazie Presidente. Non posso condividere quanto appena dichiarato dal senatore Quagliariello, da cui peraltro a cui mi lega stima, però onestamente io me lo ricordo quando era seduto ai banchi del governo come ministro per le riforme e oggi invece lo ritroviamo a fare una dichiarazione di voto su un provvedimento che ha pochissimo spessore, lo confermerà, lo ammetterà il senatore Quagliariello, pochissimo spessore riguardo alla importanza e al peso dei temi che dovrebbe trattare, il rapporto tra le autonomie e lo Stato centrale. Vede, Presidente, noi ci saremmo aspettati una presa d'atto più coscienziosa e più forte da parte ovviamente della politica che sostiene la maggioranza dei guasti generati dalle scelte del governo Renzi di non assentire alla voglia di libertà e alla voglia di autonomia che ormai da troppo tempo scuote il nostro Paese senza trovare una caduta e un punto di arrivo reale. E invece ci siamo trovati di fronte prima alla legge Delrio, con tutti i guasti che ne derivano, poi ci siamo trovati di fronte alla riforma costituzionale, di cui sappiamo bene i devastanti risultati. Qui dentro, Presidente, troviamo delle affermazioni sulle quali non possiamo che essere contrari, a partire da quello che sono le considerazioni che nella relazione vengono fatte riguardo al riordino degli enti di area vasta. Perché come si può non prendere atto che i guasti causati dalla legge Delrio debbono essere superati di slancio, andando semplicemente a rimuovere quella che è una modifica di un assetto che prima ancora di essere costituzionale è stato ordinamentale. Hanno cominciato a smontare la casa dalle fondazioni, non facendo attenzione al fatto che il tetto poi è rimasto pericolante nel momento in cui la stessa casa è rimasta in maniera pericolante in bilico. Oggi ci troviamo con le province che continuano ad esistere, con la sovrapposizione degli enti di area vasta, con le definizioni riguardo alle città metropolitane che non troveranno mai un loro compiuto, una loro compiuta attuazione, in un sistema che sta invece depredando gli enti locali, nel caso specifico le province, dalle risorse che dovrebbero essere alla base di qualsiasi politica amministrativa. Questo per dire cosa? Per dire che questa è una relazione che cerca un po' di fare, come si dice al mio paese, il tai e medega, da una parte taglia e da quell'altra ricuce, dicendo sì ci sono dei problemi ma abbiamo considerato che possano essere risolti con degli strumenti che non necessitano di riforma costituzionale, e qui dentro si parla di conferenze unificate e qui dentro si parla di integrare i rapporti che oggi già esistono con la conferenza Stato-Regioni, tutte cose insufficienti. Vede Presidente, questa mattina noi abbiamo approvato qua dentro in pochi minuti una legge che consente al comune di Torre de' Busi di spostarsi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo, assentendo al favore che quei cittadini a più riprese e con l'espressione più forte della democrazia, quella del referendum, hanno espresso. Contemporaneamente, quest'oggi il Senato ha nuovamente rinviato l'approvazione del passaggio del comune di Sappada da una regione all'altra e guarda il caso da una regione a statuto ordinario ad una a statuto speciale. In questa relazione è dedicato pochissimo spazio a quello che è il rapporto tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, quando le disequazioni ormai sono evidenti in un paese che non ha trovato attraverso il regionalismo differenziato delle opportunità di maggiore unità, ma in un paese, in una politica che ha utilizzato il regionalismo differenziato per creare ulteriore disparità tra le regioni, con regioni che fanno fatica ad arrivare a quadrare i propri bilanci e regioni che non hanno alcun problema a quadrarne, perché tanto e comunque in ogni caso l'autonomia loro garantita consente di ripianare sempre i debiti contratti. Noi ci aspetteremmo e ci saremmo aspettati qui dentro delle indicazioni importanti sul fatto che tutte le regioni debbano avere quei margini di manovra e quei margini di autonomia che garantiscono ai loro cittadini di riconoscere negli amministratori che vengono eletti dei responsabili amministratori oppure dei colpevoli
dei fraudatori del bilancio pubblico e cacciarli. Invece di tutto questo non c'è nulla qua dentro. E anche la stessa risoluzione di maggioranza, Presidente, che la invito a leggere, sono quattro righe scarne, in cui la maggioranza si accontenta di dire al Governo di fare proprio il contenuto di questa relazione, tenendo conto delle indicazioni in essa contenute. Noi vorremmo e avremmo voluto che in questa relazione si parlasse diffusamente della voglia di libertà e di autonomia che contraddistingue i cittadini lombardi e i cittadini veneti, che il 22 di ottobre saranno chiamati ad esprimersi con un referendum libero sul loro diritto a chiedere al loro governo regionale di portare la loro regione ad avere più autonomia. È una rivendicazione di principio. Ed è una rivendicazione di principio che nel momento in cui sarà attuata in Lombardia e in Veneto potrà essere seguita in altre regioni italiane. Perché questa è la differenza che sta tra noi e voi. Il chiamare il popolo ad esprimersi per noi è un valore aggiunto. Il chiamare il popolo ad esprimersi per voi è un problema da cui uscire. E allora di fronte a questo succede, e chiudo Presidente, che il Comune di Sappada non possa ancora trovare la propria risposta, perché la politica di maggioranza che sostiene il Governo non vuole consentire che un comune passi da una regione a statuto ordinario ad una di statuto speciale. Altrimenti, quello che non viene detto ma che è scritto tra le righe è quanti altri comuni seguirebbero questo esempio. E allora voi state impedendo semplicemente la democrazia, che è l'espressione democratica di un popolo, di un comune, di una realtà, di una comunità, sia rispettata. Noi voteremo contro a questa relazione perché è ipocrita nel contenuto ed è vuota nelle prospettive che dà. Le uniche serie prospettive che possono essere date al Paese per uscire dalla crisi, che ancor prima che economica è una crisi politica, sono quelle di riconoscere i livelli di autonomia a cui i cittadini di tutte le regioni, oltre a quelli lombardi e veneti, hanno diritto ad ambire e ad aspirare. Su questi presupposti noi voteremo contro questa relazione ed invitiamo il Governo ad una seria riflessione.